alla seconda puntata di Trekking TV Casa e Giardino, consigli utili. Vi parlerò di maschere eh, per il viso, maschere idratanti, nutrienti, ma anche eh, curative per chi ha una pelle mista, una pelle acneica. Eh, io stasera mh, vi mostrerò eh, una maschera che uso e quindi ho già provato una maschera alla curcuma bio e miele gli ingredienti sono due e sono semplicissimi la curcuma ha delle proprietà eh, antimicrobiche e infiammatorie grazie alla curcumina quindi per chi ha una pelle eh, acneica eh, una pelle con dei brufoletti una pelle con eh, cicatrici ha anche un'azione antiossidante, eh, cioè contro i segni dell'età, le prime rughe e anche eh, delle rughe più marcate, quindi eh, è utile in ogni caso. Eh, il miele ha delle proprietà antimicrobiche e nutriente ed è stato usato nella medicina antica per disinfettare e riparare tagli profondi e ferite. Ha poi lo sappiamo un effetto idratante molto utile si tratta di una maschera eh, in particolare indicata per chi ha una pelle mista ma va bene anche per tutti gli altri tipi di pelle è molto semplice da preparare eh, in posa circa 15 20 minuti e ricordiamo che prima di fare una maschera se siamo truccate di solito la maschera Uh, si fa la sera uh, quando in pratica la pelle è un po' più stanca rispetto a tutta la, la giornata, quindi uh, vogliamo uh, dargli dei nutrienti, vogliamo idratarla, vogliamo anche noi rilassarci un pochino e quindi uh, innanzitutto se si siamo truccate ci strucchiamo, uh, raccogliamo i capelli anche perché c'è anche la maschera al miele per, per i capelli, quella ne parleremo uh, magari prossimamente, però adesso parliamo di quella per, uh, per il viso. e Quindi raccogliamo i capelli, uh, una bella pulizia del viso, quindi il viso per prendere uh, tutti questi nutrienti deve essere uh, ben pulito e quindi andiamo a vedere com'è la preparazione di questa maschera, semplicissima, uh, veloce e molto molto utile per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle con tendenze eh, acneiche o con brufoletti. Due cucchiaini di miele bio. Ecco, importante, ripeto, che i prodotti siano bio. La curcuma, allora un mezzo cucchiaino, più o meno, ecco, mezzo di curcuma. Due cucchiaini, ripeto, due cucchiaini di miele. Mezzo cucchiaino di curcuma. Questa è la consistenza. Dopo aver preparato la nostra maschera, eh, alla quale potremmo volendo aggiungere, io non, non lo faccio, dell'acqua di rose. Eh, giusto un altro mezzo cucchiaino se si vuole, però io la uso dopo aver tolto la maschera. Allora ricordiamo che la, la pelle del viso, prima di applicare questa maschera, deve essere perfettamente eh, pulita. Quindi se avete del trucco eh, immediatamente vi struccate, eh, lavate il viso e dopo applicate questa maschera. Io lo faccio con le dita. E la pelle assume un colorito immediatamente diverso perché la curcumina è un pigmento giallo ricordiamo in particolare adatta per chi ha pelli miste proprietà idratanti questa maschera che possiamo applicare la sera due volte a settimana in posa per 20 minuti e allora, passati i 20 minuti, con acqua tiepida eh, togliete questa maschera. Eh, acqua tiepida, prima, dopo che avete tolto tutti i residui del miele e della curcuma, eh, potete eh, anche mettere un pochino di acqua di rose. Io ho usato l'acqua tiepida poi eh, l'acqua fredda e volendo potete applicare acqua di rose